Salve a tutti ragazzi, bentornati qui su GDR Addicted con questo nuovo video dedicato ancora a Slam Dunk Mobile Game. Oggi ragazzi avremo delle bellissime anticipazioni, dei leak che sono usciti nei siti dedicati a questo gioco in cinese e che riguardano il nuovo giocatore che uscirà prossima settimana, ovviamente sempre nei server asiatici. E si tratta di un giocatore dello Shoyo, giocatore che comporrà un duo che è quello mancante per completare la squadra verde-bianca capitanata da Fujima e che finalmente consentirà al povero Fujima e anche a Nagata di poter ottenere tutti i legami, tutti quanti i bonus che la squadra intera consentirà loro di avere. Si tratta di un PF, è il numero 8, il cosiddetto Takano. Shoichi Takano, ragazzi, è il PF dello Shoyo. E sarà appunto il prossimo personaggio che vedremo nel server cinese. Ma prima di cominciare, io vi invito come al solito a lasciare un mi piace al video, iscrivervi al canale, seguirci ai nostri social e soprattutto al sito Viola, il cui link lo trovate in descrizione, dove facciamo spessissimo settimanalmente live su Slam Dunk. In particolare in questo periodo stiamo streamando il torneo della community italiana da noi organizzato e che vi invito a seguire proprio perché vi consentirà di imparare tantissimo e potrete comunque live anche farci domande, commentare le partite mentre le stiamo vedendo e streamando e via dicendo. Detto questo, andiamo subito a questo nuovo personaggio. Allora, ragazzuoli, cosa ci dice questo sito? Perché in realtà il leak io sono riuscito a trovarlo tramite un gruppo Facebook Global, che in realtà contiene anche persone che giocano ai server cinesi, e ho visto che è stato postato un link con questo sito. Allora, io l'ho tradotto, ragazzi, dal cinese con Google Traduttore. Quindi, se vedete dei strafalcioni in inglese, probabilmente è per quello, ma non vi preoccupate perché se lo mettevo in italiano era anche peggio. Quindi dobbiamo avere pazienza e guardarcelo così. Allora, cosa dice essenzialmente? Vi fa vedere già un primo schemino con i vari rami di talenti che questo giocatore avrà. E vi dice che nella figura sovrastante ci sono i sei talenti, i sei rami di skill di talenti di Shoichi Takano. E fra questi, quattro sono skill offensive, che sono quelle rosse, una è una skill difensiva e di blocco, presumo sia quella verde, credo, ed una invece è un nuovo meccanismo che si chiama Protection Ball. Ora non so se questo sarà il vero nome, insomma, tradotto in inglese, però ha senso, dovrebbe essere quello. Un nuovo meccanismo tipico di questo personaggio e che lo caratterizzerà. Ma andiamo a vederci per bene di cosa si tratta. Allora, prima di tutto vi dice la sua ulti, qui la chiama Forward Horseback Archery, ma non credo proprio si chiamerà così, e sarà appunto la sua ulti. È semplicemente un ulti di tiro, quindi per fare canestro. E cosa vi dice? Vi dice che avrà un'espansione del talento per aumentare il range e la probabilità che possa fare canestro. Inoltre, può avere un effetto aggiuntivo che c'è la possibilità che se gli avversari saltano per bloccarlo, si triggeri una skill che li faccia ribaltare, un po' come se fosse una schiacciata. E dopo che ha triggerato questo effetto, Takano recupera anche dell'energia per la ulti, quindi molto interessante perché potete segnare con la ulti, ribaltando un avversario, vi ricaricate un altro po' l'energia per poi rifare la ulti. Inoltre vi dice che ogni tiro segnato da Takano gli aggiungerà extra energy, quindi lui più segnerà più potrà usare la ulti. E inoltre dopo ogni uso della ulti incrementerà permanentemente per tutto il resto della partita il suo shooting rate, quindi più segnerà con la ulti più sbaglierà di meno quando tirerà, presumo da middle perché non è un tiratore da 3. E questo potrebbe essere una cosa molto interessante perché potrebbe portare Takano, se qualora segnasse diverse ulti, a diventare molto difficile da interferire e di conseguenza segnare parecchi canestri nonostante è un PF. Da come ho capito è un PF prettamente offensivo perché come abbiamo visto ha 4 skill offensive, solo una difensiva e una che è un nuovo meccanismo. Poi vi dice
eccolo il nuovo meccanismo che è Atacano Protection of the Ball. E questa skill gli consente di assumere uno stato che si chiama Back Body Protection, in cui Takano può fare tiri più in maniera più rapida, e allo stesso tempo la probabilità che gli facciano degli steal, quindi che la palla gli venga rubata, è molto ridotta. Allo stesso tempo, se l'avversario tenta di stilargli la palla, c'è una certa percentuale di possibilità che gli venga triggerata il Dodge Turn and Breakthrough, e probabilmente, da quanto ho capito, può avere una specie di bonus se entro 3 secondi da questa abilità che viene triggerata riesce a fare canestro, gli viene data dell'energia in più e quindi riesce a caricare nuovamente più velocemente la ulti. Molto interessante, non è male, però bisogna vedere effettivamente quanto questa skill è resistente ai steal, perché se ho capito bene, e dopo lo vedremo perché in un altro sito sono state anche leakate dei frammenti di video dei suoi talenti, dovrebbe essere una specie di skill alla Hanagata V2, in cui lui spinge tipo post-up l'avversario e poi fa un tiro in sospensione. Quindi bisognerà verificare poi bene questa cosa come funzionerà. Vabbè, mi dice essenzialmente sotto che può usare le skill offensive come il Withdraw a Step in a State of Backguarding the Ball, cioè quello che vi dicevo, può fare questa specie di post-up e poi fare il passettino all'indietro e tirare in sospensione, un po' come fa Nagata Ultra. Pyral Jump Shot sono tutte tecniche che potete concatenare con questa Protection Ball e che gli consentono di segnare un canestro combinandolo appunto con questo nuovo meccanismo. C'è da vedere bene come funziona, ma da quello che ho capito dovrebbe essere una specie di post-up. Ah, vi dice che ci saranno comunque delle variabili, cioè quando lui assume la forma del backguarding of the ball può selezionare varie modalità offensive che vi consentono di avere un po' di variabilità e di imprevedibilità in fase di attacco. Allora, per quanto riguarda invece la terza skill di Takano, si chiama Flying Shots, sarà ovviamente una skill offensiva. E come il nome suggerisce, appunto, è una semplice skill di tiro, probabilmente, che avrà un hit maggiorato, quindi più alto di poter fare canestro, e probabilmente anche un range più ampio attraverso cui poter effettuare questa skill. Inoltre vi dice di aggiungere un alto rebounding competition value, quindi il contest value famoso. Quando andate a fare rimbalzi viene aumentato perché anche lui, guarda caso, ha una skill per il tip-in. Basta, ce l'hanno tutti ragazzi, queste skill per il tip-in, basta, basta, ce l'hanno tutti, santo Dio. E anche lui ce l'avrà, quindi saranno contentissimi i miei amici della community italiana. Quarta skill invece si chiama probabilmente Spanning Throwing, che non so cosa significa, ma è una skill di lancio offensivo che può essere usata direttamente. Allo stesso tempo ha diversi modi attraverso cui può usarlo. Retracting Spiral Jump Shot, dopo il body guarding può essere interrotto, insomma probabilmente è un'abilità tipo catch and shoot, cioè riceve palla e poi tira o fa una finta e poi tira, fa un pump fake e poi tira, qualcosa del genere. Per ultima c'è la skill quella difensiva che si chiama Smart Blocking. E cosa vi dice? Vi dice che sotto accelerazione, quindi mentre sta correndo, avrà un blocking range aumentato e sarà più facile fermare così gli attacchi avversari. Ha un ulteriore blocking range aumentato. E poi vi dice c'è un altro punto che sembra molto interessante, ragazzi. Vi dice che questa skill vi consente di avere un blocking range ancora più grande se usati in congiunzione con un'altra difesa di un compagno di squadra. Ora bisognerà capire bene che cosa si intenda con questa skill, perché intenderà quando uno salta per il primo tempo e un altro per il secondo, allora lui se salta per il secondo tempo ha un blocking range aumentato, oppure si tratta di un bonus che ti viene dato se c'è un altro compagno che sta in posizione difensiva, quindi alza le braccia e tu magari lo aiuti e vai a bloccarlo. Non si sa, però potrebbe essere una cosa interessante, soprattutto per marcare i tiratori da 3, che di solito si marcano quasi sempre in 2, ragazzi, soprattutto se c'è un Takasago o un Kakuta che fanno i blocchi.
Infine, l'ultima è una skill di catch and offense, quindi retracting, receiving and shooting. Probabilmente lo vedremo, una skill simile a quella di Hasegawa, in cui gli viene passata palla, fa un passo indietro e poi tira. E mi dice che ha two stage change, cioè probabilmente ha due varianti, una in cui magari fa il pump fake e tira subito, un'altra in cui fa qualcos'altro per diversificare un po' gli schemi offensivi. E questo è quanto per i suoi talenti. Dice che generalmente parlando Takano non sembra essere niente di speciale, eppure a me, guardando i video che adesso vedremo, sembra così. I suoi schemi offensivi, come il suo meccanismo core, il back protection on the ball, possono sembrare magari un po' prevedibili a lungo andare. Però bisognerà vedere, ragazzi, quanto effettivamente non c'è stato detto ancora da questo leak. Quindi bisognerà vederlo anche poi nel meta, come si gestisce, perché vi ricordo che ad esempio una Hasegawa, che è fortissimo in attacco e in difesa, scusate, riesce però a fare anche qualche punto grazie alla sua enorme RS. Quindi bisognerà poi vedere, ragazzi, anche le statistiche di questo Takano, perché sa delle statistiche non male. Allora probabilmente potrebbe essere non un personaggio OP, ma un personaggio abbastanza decente. Ma passiamo ora a guardarci, ragazzi, l'altro sito che vi dicevo. Eccolo qua, ragazzi, questo è l'altro sito che vi dicevo. Cosa ci aggiunge? In realtà nell'analisi questo articolo dice che a livello di impostazione questo Takano sembra molto simile, guardate, a un Fukuda. Quindi un PF con una forte impronta offensiva, che è un po' più carente nella fase difensiva, anche se io oserei pronosticare che almeno in fase difensiva questo probabilmente è leggermente meglio di Fukuda, proprio perché ha un ramo per i block, quindi ha un ramo che gli potenza i blocking range, mentre Fukuda no. Probabilmente Fukuda è molto più forte nei rimbalzi, cosa che questo personaggio sembra non essere, a parte per quel tip-in, ma vediamo un po' che altre informazioni ci può aggiungere. Ok, qui ragazzi iniziano i primi spoiler video. Allora, questo dovrebbe essere il famoso back protection ball, cioè questa stance che lui ha e che gli riduce la probabilità che gli vengano fatti degli steal. Quindi è una sorta di post up in cui lui riduce di gran lunga la possibilità che gli venga rubata la palla. Se vedete qui c'è una skill molto simile a quella di Hanagata Ultra, cioè lui dà una sorta di spallatina con il post up, fa allontanare l'avversario e poi va con uno step back e un tiro all'indietro. Qua invece potete vedere la sua ulti, è una ulti in realtà molto semplice, fa due passi in avanti e poi tira. Bisognerà vedere se il blocking timing sarà difficile da imparare e da eseguire o no, ma da quello che ho capito non dovrebbe avere grosse variazioni questa ulti, ad esempio non come Hanagata Ultra che ne procca, diciamo, due in maniera casuale, o la schiacciata o il floater. Lui dovrebbe avere una ulti molto semplice e con un unico tempo di esecuzione. Staremo a vedere quanto sarà efficace o meno. Qui invece, ragazzi, possiamo osservare il suo tip-in. Vedete, sul rimbalzo la prende e la lancia dentro, e a quanto sembra, ora io lo ingrandisco, vediamo un po' se si nota, c'è proprio un tastino che dovete premere, non è una cosa casuale, ok? È come il tip-in di Rukawa base, che ha proprio il tasto che dovete premere, quindi è molto più semplice probabilmente da eseguire e non è basato sulla fortuna, cosa che invece può capitare per i tip-in di Fukuda e di Hanamichi. Potrebbe essere utile, sia mai che ci faceste qualche punto. Questa è un'altra skill offensiva, una sorta di layup, un po' simile a quella di Takasago forse, che fa questo layup molto laterale e crea un po' di variabilità. Da quanto ho capito, ragazzi, saranno anche delle modifiche a queste skill, per cui non consideratele come le uniche che avrà. Avrà diversi tempi probabilmente di esecuzione che necessiteranno di due marcatori probabilmente che lo devono seguire. Però, insomma, non è niente di straordinario. Sotto canestro, di solito, se ci sono i centri abbastanza forti, mosse come queste te le distruggono malamente. Questo invece è un ulteriore metodo, come vi dicevo, è molto simile a quello che ha Hasegawa. Quindi chiama palla, fa lo step indietro e poi tira. Hasegawa o anche Mutu, ok?
questo step indietro e tira. In realtà sembra avere comunque diverse modalità, perché abbiamo visto al layup sotto canestro, al tip in per fare punto, a questo step back, ha il post up con il passo all'indietro e il tiro. Insomma, potrebbe essere interessante a livello offensivo, ok? Qui si esaurisce poi il leak, in realtà non aggiunge niente di che a livello di informazioni. Io l'ho letto prima, ci dice più o meno le stesse cose del leak che abbiamo letto in precedenza, ma in più vi ha aggiunto questi piccoli video che vi danno un po' di informazioni. In realtà cosa possiamo dire? Questo Takano a me sembra un po' una chimera di diversi personaggi. Ha molto in comune con Hasegawa per quanto riguarda quello step back, ma anche diverse cose in comune con Hanagata Ultra. Ha il post up con il tiro all'indietro, ha il tip in, ha un blocking range aumentato, questo con Hasegawa quando corre. Quindi è una sorta di incrocio tra più personaggi, però è un PF, non è un SF come Hasegawa né un centro come Hanagata Ultra. In realtà bisognerà vedere se in sinergia con Hanagata Ultra potrà andare bene, perché entrambi hanno queste skill molto improntate sul post-up e bisognerà vedere se effettivamente converrà a prendere una Hanagata Ultra o un Takano o addirittura tutti e due. Secondo me, se l'impostazione è quella che ho capito, in realtà lui potrebbe andare bene con un centro un po' più solido. Hanagata Ultra rientra tra questi tipi, però se a mio avviso se si prende Hanagata Ultra hanno delle modalità offensive molto simili, quindi forse non sarebbe proprio ottimale. Lo potrei vedere bene magari con un Wozumi, ok, o con un Akagi, o perché no, magari anche con un centro veloce tipo Oda, anche se Oda insomma a livello di rimbalzo poi potrebbe soffrire un pochettino, anche perché questo Takano, come abbiamo visto, non è un PF improntato essenzialmente sul rimbalzo, ha qualcosina ma non è un Hanamichi, ok, e nemmeno un Fukuda a livello di rimbalzi, ragazzi, è molto forte, io lo sto giocando e ve lo posso assicurare. Detto questo, non ci resta che aspettare che qualche bravo samaritano ci licchi il video completo con tutte le skill e tutti i rami di questo Takano. Noi intanto possiamo solo sperare che abbia delle statistiche decenti e che il resto delle sue skill che ci mancano da vedere siano effettivamente utili a livello di meta. Io vi ringrazio per essere stati qui. Veramente, ragazzi, non vedo l'ora di vedere tutti questi nuovi personaggi. Da noi arriveranno molto in là, perché ancora noi siamo abbastanza indietro. Abbiamo tantissimi personaggi ancora da dover sbloccare, come hanno in Cina, ma prima o poi arriveranno anche da noi. Io come al solito vi saluto e vi ringrazio, vi invito ancora a seguirci, a mettere mi piace alle nostre pagine social Facebook e Instagram, che potete trovare in descrizione. E vi aggiorniamo costantemente sulle nostre attività anche dal lato GDR, perché stiamo lentamente riprendendo, e vi preannuncio che molto probabilmente porteremo in live qualche mini campagnetta di qualche gioco di ruolo in live sul sito Viola. Io vi saluto e vi ringrazio ancora, un ciao da Spy.